Oggi vorrei un attimo non fermarmi, ma ampliare il nostro cammino di riflessione, ma lasciatemelo anche dire di educazione alla pace, che stiamo facendo in compagnia del cardinale di Bangui. Ci sta raccontando la sua vita, la sua storia, il suo modo di essere oggi testimone della pace. Non è che lui si autodefinisce un testimone della pace, ma grazie a Dio è il mondo intero, e non esagero quando dico il mondo intero, a riconoscerlo come testimone della pace. Tra un po' è Natale e tutti, lasciatemelo dire, a iniziare da me, ci stiamo riempendo la bocca di chiedere a Gesù Bambino il dono della pace. Questo è bello. Però vedete, mentre noi siamo adulti e molte volte negli adulti c'è l'ipocrisia, io mi sento molto messo alle strette e quindi sanamente inquietato dalle richieste che i bambini fanno in maniera spontanea. A me sono arrivate delle email di tanti bambini che hanno detto e che hanno chiesto veramente per questo Natale il dono che termini la guerra. Io non lo so se fra 15 giorni la guerra finirà, me lo auguro con tutto il cuore, e insieme a questi bambini vogliamo fare anche nostra questa preghiera, perché il Signore ci doni veramente il dono della pace. Qualcuno, anche nei confronti del nostro cardinale che ci sta accompagnando in questo periodo, qualcuno ha messo in discussione, ha detto sì, Papa Francesco parla di pace, ma parla di pace chiedendo la preghiera. La preghiera non risolve il problema della guerra. Beh, forse per chi non crede si potrebbe avere anche questa idea, questa posizione, ma perché noi chiediamo? E lo voglio dire a tutti i bambini, e voglio invitare tutti i bambini, e quindi attraverso anche i bambini invitare tutti i genitori, tutti i parenti, tutti i familiari, invitare i bambini a pregare per la pace, perché per noi cristiani ciò che cambia la storia, ciò che cambia il cuore dell'uomo è la preghiera, è la forza dello Spirito Santo, è la forza di Gesù. E vedete, se in questo mondo non c'è pace, perché non abbiamo la pace nel cuore. Fatemi dire anche un'altra cosa. Il mondo che abbiamo è il frutto di quello che siamo, di quello che noi mettiamo anche nei nostri bambini. Quanti di voi in questo tempo si sono messi vicino ai figli a fare il presepe, che è un momento che tutti ricordiamo della nostra infanzia, un momento che ci fa crescere, un momento che ci aiuta alla pace, ci aiuta a capire il valore della pace, ci aiuta a capire il valore della fratellanza, ci aiuta a capire il valore della bellezza, ci aiuta a capire il valore della fede. Se vogliamo salvare il mondo, dobbiamo iniziare a salvare i nostri figli, a dare loro i veri valori, perché la pace, prima che essere frutto di accordi che poi trovano il tempo che trovano, la pace è veramente quella realtà, quel valore che noi abbiamo dentro. E se io sono un uomo di pace dentro, non farò mai nulla per scatenare la guerra. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.